e quindi più tardi scendi meglio è. Noi siamo scesi ultimi nel corto, per esempio, sì, che è stato anche un po' emozionante proprio a livello di tensione, ma comunque aiuta sempre ovviamente la discesa più tardi rispetto all'inizio della gara. Adesso andiamo a seguire insieme l'atleta austriaca, l'atleta Kerstin Frank. 24 anni per lei e la campionessa nazionale 2013-2012. Lei l'anno scorso aveva fatto i preliminari round, che quest'anno sono stati eliminati, e aveva ottenuto una 12ª posizione. Buona la combinazione tributolup doppio tolup. Stavo notando che bella musica ha scelto Bohemian Rhapsody dei Queen. È un buon triplo salto con la musica che la segue passo per passo. Va bene anche il doppio Axel, brava Kerstin. Buon programma, convincente per l'atleta austriaca. Bello, vero? Anche perché, come sottolineavi tu, la musica l'ha accompagnata. Questo è importantissimo, no? Quando un atleta riesce poi anche a sottolineare e ad interpretare le sfumature di una musica. Eh sì, è proprio il livello successivo, sai, eseguire gli elementi con una musica di sottofondo è un conto, ma essere in grado di accentuare la musica con i propri movimenti e gli stessi elementi tecnici è un elemento di pregio. Tra l'altro, da notare, Kerstin ha deciso di fare solo la combinazione di salto all'inizio del programma, invece, come non so se hai notato, sì, le atlete precedenti magari mettevano più salti quasi all'inizio. Tutti e tre le cose, i salti importanti, cioè, da dover fare all'inizio, invece lei li ha distribuiti, e questo è importante perché, lo diciamo, da quest'anno anche nello short program c'è il bonus per quei salti che vengono eseguiti dopo la metà del programma, no? Esattamente, e lei ha sfruttato. Sono preparata, ho studiato. Brava. Studio con la Bianconi. Sai più regole di me, sicuro. Perché nelle copie invece questo non è valido, quindi vedi, perché sennò noi avremmo quasi tutti gli elementi ovvio da bonus e non sarebbe corretto. Invece
i singoli hanno questa opportunità di sfruttare il bonus e lei ha deciso di utilizzarlo. Di sfruttarlo, tra l'altro l'abbiamo visto e lo vedremo tantissimo negli esercizi dei men, anche nel libero, dove sono stati inseriti degli elementi molto difficili nella seconda parte. Sarà molto bella sfida. Sì, proprio una sfida importante, a parte sarà sicuramente una grande sfida, perché guardando veramente i primi tre e non solo i primi tre, ci aspetta una sfida straordinaria, mentre qui intanto sale ancora di più la tensione, perché alle 14:28, io ve lo ricordo, sarà sul ghiaccio la nostra campionessa del mondo. Insomma, devo dire che le avete tolto della pressione voi ieri sera, secondo me, perché adesso la responsabilità di portare medaglie non è tutta non è più e sola e sulle spalle di Carolina, è una medaglia importante, già c'è. E poi è stato molto bello perché proprio con Carolina si parlava di come le piacerebbe che facessimo più gruppo, e questo si è creato automaticamente tra di noi. Ci siamo venuti a fare il tifo reciprocamente. Ieri ho visto subito Anna che era in lacrime per noi, capellini. Oggi faremo il tifo per lei, e Luca è venuto subito a salutarci subito dopo la gara. Carolina mi aveva avvisato che si sarebbe dovuta riposare perché la gara giustamente è presto, ma questo gruppo Italia si sta stringendo sempre di più, e so che ne beneficeremo tutti quanti.